No, non sono iraniano, no. Contento di essere passato in libreria? Perché È strano, Ani. è strano? Sono 2 mesi che è come se fossi appiattito completamente. Mamma mia. Come se questa quarantena fosse in qualche modo, so, una specie di farmaco nel senso greco, cioè veleno e l'antidoto. In realtà cioè, è frutto di una retorica che abbiamo in qualche modo, di cui ci siamo appropriati nostro malgrado, forse. Pensare che questo stress a cui siamo sottoposti sia in qualche modo reso tale solamente dalla situazione, da questi ormai 50 giorni, quindi non si può nemmeno più a titolo definire quarantena, il fatto appunto che si tenda per forza di cosa a pensare alla propria vita precedente come l'obiettivo a cui si tende, secondo me porta molto lontano dal problema centrale. Le mutazioni, soprattutto a livello sociale, avvengono proprio perché sono in grado di cooptare alcune forze che già esistono all'interno della società, lo vediamo con i vari smart working, oppure molto semplicemente il fatto che le disuguaglianze che si sono accentuate erano vecchie disuguaglianze, quindi nulla di nuovo se non l'accelerazione di qualcosa che già c'era, per cui pensando non in termini individuali, personali, quello che già c'era probabilmente non era quello a cui davvero vorremmo tendere, quindi quell'andrà tutto bene, secondo me quell'andrà bene, ce la faremo, l'idea di un sacrificio personale, di un tempo che in qualche modo verrà cancellato dal dopo perché ci riapproprieremo del prima, secondo me manifesta una specie sì, di ipocrisia e autodifesa nei confronti di quello che era il problema. Tutto quello che ci ha attraversato in questo periodo già esisteva e si è semplicemente accentuato, quindi pensare di distaccarsene o di trattarlo come qualcosa appunto di uguale, di indistinto nella nostra vita e fare un torto alla possibilità che invece porti veramente a un cambiamento. E in qualche modo questi giorni sono e passeranno come qualcosa di non lo so, di così transeunte in qualche modo che sarà un ricordo puntuale, cioè no, è la solita vecchia cosa che si diceva, la forza del ricordo non è ricordarsi di qualcosa che no, ti porta a pensare che il tempo sia una specie di archivio, ma sia ricordarsi qualcosa e secondo me è proprio per non mettere questa distanza. Perché quando ti ricordi qualcosa, quel qualcosa vive nel presente del tuo atto di ricordare e ricordarsi di qualcosa invece mette una distanza. Cioè la comunità, no, etimologicamente era offrire un dono, munus in latino, invece, e quindi un dono è qualcosa che tu offri, di cui non ti appropri, non torna mai indietro nulla quando si dona, no? Mentre quello che proprio a livello di lemma anche si percepisce come comunità, è l'avere in comune una proprietà, ad esempio la tua lingua, la tua etnia, eccetera, eccetera. E in questo caso un po' si rovescia, perché quella comunità si forma e si fonda sull'immunizzazione, perché se qualcosa mi è proprio, appartiene a me e non può appartenere anche a un altro. Autodistanziamento, come un porre confini intorno a sé proprio per la protezione dell'altro. Io sono andato, no, una volta a trovare mio nonno e perché ha bisogno, è sulla sedia a rotelle, ha bisogno di Il tifoso del il Napoli. tifoso del Napoli e di domenica non c'è la badante per cui ha bisogno di sostegno. E
ogni gesto ti mette a contatto con le difficoltà che provi nei confronti dei tuoi gesti. I gesti quotidiani si caricano di un peso incredibile nel momento in cui in testa c'è l'idea di tutela e di protezione nei confronti dell'altro, cioè paradossalmente quell'immunità che è stata e ci ha attraversato come difesa nei confronti dell'altro, adesso ce l'abbiamo in testa e nel cuore, proprio perché è quello che ci permette di tutelare l'altro. È un'idea fissa, perché se prima sentivamo una minaccia esterna nei confronti del nostro corpo, adesso è il nostro corpo che è una minaccia. Perché noi si pensa alla libertà come assenza di confini, in questo momento forse la libertà è proprio riconoscere i confini, i limiti del proprio corpo, anche con una pesantezza. Giovanni cammina rasente i muri per paura e lo si percepisce. Sì, abbiamo queste cose davanti alla bocca e esatto, tutto quanto. Esatto. E sì. Io ho il collo bloccato da 2 settimane, perché in realtà sì, ho iniziato a somatizzare tantissimo e mi rendo conto quanta difficoltà si faccia nell'autoconfinarsi, perché è quasi un impulso, cioè riconosci veramente l'impulso che ha il corpo di slanciarsi verso l'esterno, di nutrirsi di un contatto con l'esterno, e in questo momento è la disciplina che gli si impone, non è la percepire la specie di conflitto che si anima anche al respiro. Poi io ho vissuto proprio il sussulto del corpo, anche perché abito di fatto Parco Miralfiore, su via Cimarosa, ho sentito soprattutto le prime 2 settimane di quarantena, stavo in giardino, che poi era abbastanza caldo a marzo, anche con un minimo di contatto verso l'esterno, ma la trenodia erano suoni di ambulanze e campane, era una cosa tremenda, e quindi c'è stato un assorbimento dell'esterno, almeno all'inizio, a livello uditivo di quel tipo, e sì, cioè, era una sensazione perenne di essere allerta, anche semplicemente stando seduto in giardino durante una giornata di sole. Dopo 2 settimane ho iniziato a occupare un po' di più, diciamo, e questo ha rotto un po' l'incantesimo iniziale, che era invece quasi un ripiegamento totale su me stesso e su quelle quattro, quasi, no, la percezione di shock di cui uno si nutre, quindi serie televisive, cioè proprio l'impulso, l'idea di sussulto quasi che uno si autoinfliggeva pur di non avere quella percezione di vuoto che si era un po' ritagliata attorno al proprio corpo. Proprio quella percezione di lutto, veramente, è un lutto senza cerimonia. In qualche modo esistono, no, quasi una gamma di gesti che consentono di attraversare il lutto, e quando non è appunto reale, quando è reale c'è la cerimonia, che in questo momento è una grave mancanza, quindi quel confine che mancava tra quasi vita e morte, cioè quella sensazione di essere, sì, quasi dentro una forma di elaborazione luttuosa senza l'oggetto perso, senza nemmeno a volte una specie di canone, di codifica per elaborare quel lutto, cioè ha portato, cioè, quasi una stasi, non lo so, a una specie di involuzione, cioè di ripiegamento proprio, di alla fine pigiama e orari improbabili, anche l'idea del funerale, del rito, al di là dell'appartenenza religiosa. Ho chiaro ricordo del corpo di mio nonno, che è il primo cadavere che ho visto, quell'oggetto inanimato a cui si dà un bacio, in realtà c'è, cioè, quel bacio, quel momento anche di contatto con qualcosa che
è vivo e quindi quel bacio è un po', no? Il bacio è sempre una specie di dimensione, anche quasi un morto, cioè riporta una specie, no, di volontà di appropriarsi di quel corpo e poi allo stesso tempo è un bacio di congedo, quindi in qualche modo sai che è l'ultimo e sancisci un confine che noi abbiamo molto bisogno. Purtroppo il digitale ha questo problema di non rendere evidente il confine proprio perché c'è l'assenza dell'oggetto. In questa situazione credo che la cosa più tremenda sia sapere di non poter stare vicino ai propri cari o comunque di non poter partecipare anche di quella presenza semplicemente dell'oggetto che è il cadavere, in cui si riconoscono i segni di una vita e si riconoscono i segni della morte e si riesce a mettere un confine nel momento in cui si ha un rapporto con quel oggetto, diciamo un tempo vivo, con quello che era un corpo. E forse è tremendo anche pensare che si possa attraverso il digitale o in qualche modo avendo un rapporto con, non so, archivi fotografici, avere e, o riuscire a elaborare il lutto anche Il corpo. senza corpo. Questo, cioè, forse, cioè, ci stiamo addentrando in quel mondo lì, però in realtà non lo so, e quel corpo definisce un limite in qualche modo, cioè noi almeno per il tipo di, ma non solo, poi in realtà, cioè, tante, no, ricerche antropologici, cioè, vedono una somiglianza in questa, cioè, culturale, quasi interculturale, la necessità di dare congedo a quel corpo. E che bisogna affidarsi in qualche modo alla sensibilità di infermieri, osse e quant'altro. Si tratta di quasi un gesto di umana amicizia. Proprio disincantata, disillusa, completamente umana, insomma. Cioè del desiderio, il bisogno, Io ho bisogno di un desiderio.